Arrivano gli Orange Days, con incredibili sconti su tutti i prodotti presenti nel punto vendita. Sconto del 10% su smartphone e tablet. Sconto del 20% su notebook e PC. Sconto del 25% sui TV. Sconto del 30% su grandi e piccoli elettrodomestici e climatizzatori. E sconto del 50% sui casalinghi. E paghi in 20 mesi a tasso zero. E la prima rata è a gennaio 2020. Expert Gruppo Somma. Gli esperti siamo noi. Vedi regolamento nei punti vendita. Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Siamo in compagnia di Luigi. Ecco, diceva Carlini fra il primo e il secondo tempo noi l'abbiamo preparata così la partita, attesa, compatti, ripartenza. Ripartenza importante l'ha avuta la Juve Stabia, tre occasioni nitide, salvataggio sulla linea su tiro di Vitiello, parate del portiere con Elia, poi alla fine quel si spreca sul tuo passaggio. Un tuo pensiero su questa gara? No, io penso che il primo tempo abbiamo creato tantissimo, il secondo tempo pure, però penso che veramente oggi abbiamo fatto una grande partita a livello di gruppo, perché il mister ci ha chiesto, che oggi sapevamo che era un campo difficile Perugia, però siamo entrati con la giusta cattiveria che si doveva affrontare questa partita. Io penso che abbiamo creato tanto, più di loro, e quindi ci va un po' scomodo, diciamo, il punto, però ci teniamo il punto e siamo contenti della grandissima prova che abbiamo fatto. Ecco, due settimane sono state importanti queste di pausa, perché diciamo la Juve Stabia ha tanti uomini ancora non in forma. Ecco, come stai tu, come stanno i compagni? Perché oggi è vero, l'atteggiamento c'era su ogni palla di combattere, però le gambe anche andavano. Sì, no, io sto bene, solo che giustamente per avere i 90 minuti devi giocare, e quindi piano piano il mister ci sta mettendo in condizione di stare bene fino ai 90 minuti. Oggi sono uscito perché ho chiesto subito, perché ho sentito un po' il polpaccio che mi ha tirato, quindi ho detto non rischiamo niente, entra un altro uomo fresco che ci deve dare una grossa mano, quindi penso che la gestione della partita deve essere così con tutti quanti. Chi non sta bene al 100% è arrivato al 65esimo, 70esimo, deve alzare la mano e deve essere corretto con i compagni, perché i punti si devono portare a casa. Ecco, dicevamo con Giovanni qui, meno 42 i punti che deve fare la Juve Stabia, uno è stato già incamerato. No, è lontano, noi pensiamo partita per partita, se giochiamo così non abbiamo nessun problema di affrontare qualsiasi squadra, perché sappiamo che se giochiamo così giochiamo da squadra e possiamo fare male a chiunque. Tifosi che sono venuti qui al Renato Curi a sostegno, adesso bisogna dare una gioia loro in casa. Sì, no, sono fantastici loro, sì, la gioia gliela dobbiamo dare, perché se lo meritano. Con l'Ascoli sarà una partita dove veramente noi ci giochiamo tantissimo, ma tutte quante le partite, però in casa è importante, perché in casa dobbiamo fare vedere la Juve Stabia dell'anno scorso, aggressiva, che non molla niente, che le occasioni che creiamo facciamo gol. Quello ancora ci manca un po', perché abbiamo creato tanto, però sotto porta dobbiamo migliorare ancora, però c'è il tempo e speriamo bene. Luigi, un punto che fa classifica, però sono sicuramente tre punti che fanno anche morale, volendo calcolare anche la classifica psicologica della squadra. Sì, no, oggi va bene il punto. Loro sono una grande squadra, perché se vedi i nomi davanti fanno paura, però io sono contento dei miei compagni e della grande squadra che siamo noi. Noi guardiamo partita dopo partita, poi se ne parla.